A un certo punto della mia vita da marinaio scorsi incredulo un bivio fra le correnti. Il sole calcava la sua mano sulla mia testa e l'acqua e l'aria erano pesanti. Accettare quel gioco reso crudele da confini e bandiere tra Lampedusa, Tripoli e Malta, o disertare e trovare nuovi compagni e solcare quel mare a cuore pieno e testa alta. Per la loro crociata il re e il sultano hanno bisogno di schiavare mare e obbedire al timoniere ciecamente. Certo dalla loro mano che verrà la libertà di navigare in controcorrente. Ricordai allora mio padre parlare di ciò che una vita in mare gli aveva insegnato. Diceva di essere parte di una storia più lunga di quella che lui stesso aveva vissuto e che il marinaio ha delle regole sacre e più urgenti degli ordini di qualsiasi capitano, che sempre ha un uomo disperso nel mare per quanto straniero. Il marinaio tette la mano. Oggi governa il mare, ha ormai fatto la sua scelta, negandoci gli approdi vigliaccamente. Tocca a noi marinai darci da fare e far vela con coraggio un'altra volta ancora.